Appassionati di calcio, ben ritrovati. Vi invitiamo all'ascolto di Juventus, una signora per due. Paolo, credo che è arrivato, era un bambino dal Palermo e piano piano è cresciuto e è diventato un grande giocatore, quindi ci sta in questi 7 anni, ma non è il primo, ci sono stati altri, ma con lui, con altri, e quindi non c'è assolutamente nessun problema, ecco, poi soprattutto le cose nascono e muoiono lì. Bentrovati Juventus, una signora per due. E beh, la notizia ce l'aspettavamo e non potevamo esimerci dal fare una puntata speciale proprio dedicata all'addio e ai saluti di Paulino Dybala. Oggi c'è stato un incontro infruttuoso, sembra addirittura con nessuna offerta, perché alla fine questo è quanto è trapelato, e la parte che rappresentava Dybala ha salutato e ha detto: è stato un piacere. Quindi il nostro Paolino se ne va, ci saluta, per me con un certo dispiacere. Ezio, ti saluto e saluto anche cortesemente, è stato qui da noi Filippo Vallone. Buonasera Ezio, buonasera Filippo. Grazie di avermi invitato. Prego, ci mancherebbe. Ciao Ezio. Buonasera, buonasera a te Massimo, buonasera a Filippo. Mi spiace per una volta non essere lì con voi, ma gli impegni di giornata questo hanno prodotto. E quindi puntata straordinaria, un caro saluto anche agli amici di Una Signora per Due che ascolteranno questo podcast, volto a celebrare, credo, la fine dell'esperienza di Paolo Bruno Ezequiel Dybala nell'azienda Juventus Football Club S.P.A. Io dico esperienza che parrebbe finita. Vale la pena di usare la formula dubitativa anche in forza del fatto che la sessione invernale del mercato è stata assolutamente esaustiva in ordine al fatto che, come si suol volgarmente dire, sicuro è morto, anche se pare, da quel che si dice, si sussurra, si orecchia, non ci siano molti margini perché questa fumata nera cambi colore. Vi dirò poi in seguito cosa penso al riguardo del comportamento delle due posizioni oggi in contendere. Filippo, allora più che una fumata nera è una fumata bianconera. Bianconera, esatto. Ma senti, qual è il tuo stato d'animo ora? Abbiamo fatto a meno di tanti campioni, faremo a meno anche di Paulino Dybala. Non posso nasconderti il mio dispiacere, Filippo. Sì. Non posso nasconderlo manco io, tu sai benissimo che sono sempre stato un dybaliano, perché fino, diciamo, a 2 anni fa lo ero proprio come quasi tifoso personale. A me piacciono giocatori di quel tipo, io l'ho soprannominato Sivorino più che Messi, perché con Messi non c'entrava niente. Quindi era un giocatore che io pensavo potesse fare la storia, una quota parte della storia della Juventus. Diciamo che fino a 2 anni fa qualcosa è successo, perché lui ha dato dimostrazione di essere quasi un campione, non finito certamente. Io pensavo che poteva arrivare anche alla denominazione fuori classe, cosa che invece anche lui si è perso nei meandri oscuri dei Neymar, dei Felix, anche se è giovane, e dei Bale, tutte queste persone, tutti questi giocatori che pensavo arrivassero alle quote massime, mentre invece si sono fermati prima di arrivare al fuori classe. Sì, ne abbiamo discusso a lungo anche in altri luoghi. Devo dirti la verità, per un po' ho identificato, oltre naturalmente ai senatori, Dybala in una nuova generazione di juventini, perché mi è sempre piaciuto, al di là dell'intelligenza della classe calcistica che è assolutamente indiscutibile. Ora, con la Salernitana lui si è dimostrato in grande dialogo con Vlahovic e Filippo, però evidentemente questo non è bastato ed è, la Juventus cambierà progetto. Tu sai benissimo che cosa avevo detto io quando avevano pensato di poter firmare questo contratto, e io mi sono permesso di dire che poteva essere un ritorno all'antico, cioè il Sivo Richards, quindi un Dybala Vlahovic, visto che
Il Vlahovic è un giocatore di una possenza incredibile, un gran giocatore che riesce a vedere e a smarcarsi in un modo inimmaginabile in area, e io ve lo vedevo come quota parte di quello che stava alle spalle, come faceva praticamente Sivor dietro a Charles, e quindi me lo vedevo già in quel modo lì. Diciamo che qualcosa si è visto anche ieri, sì. Però non è bastato a quanto pare per poter far definire il tutto nella positività della situazione. Io ora so che stimolerò Ezio, tu sei su una, probabilmente una posizione un po' più moderata, però sono 8 mesi che questa vicenda di Bala, questa fiction, questa soap opera, no, perché non ha questi connotati, va avanti. Ezio, potevano forse essere più, sì, chiari prima. Intanto devo correggere Filippo, perdonami Filippo, ma mi devo necessariamente arrogare la paternità del soprannome Sivorino, che sdoganai pubblicamente sugli schermi televisivi in una bellissima puntata con la quale ebbi il piacere e l'onore di avere al mio fianco, oltre che Massimo Tadorni naturalmente, il compianto Bruno Bernardi, sì, che devo dire apprezzo molto l'accostamento. Tutto questo detto, questo tormentone sul quale io ritengo sarebbe probabilmente stucchevole ripercorrere le ragioni degli uni o dell'altro andando troppo indietro nel tempo. Io mi soffermerei sulle ultime vicende e dal momento che, come probabilmente sapete, insomma, oltre al giornalismo mi occupo anche, sono anche amministratore delegato di un'azienda, ecco, orbene io dico che rinegoziare accordi già intrapresi è decisamente scorretto, oltretutto mi pare che mancasse già dall'inizio, e questo ancora rende ancora peggiore la questione, l'intenzione di rispettarli. E così come è stato, tra l'altro, estremamente scorretto aver creato, e dico artatamente e lo sottolineo, intorno a Dybala, un clima ostile da parte della tifoseria normalmente schierata con la società qualunque cosa succeda. Per converso bisogna dare atto che anche certe dimostrazioni pubbliche di insofferenza, l'affidamento della propria contrattualità ad un personaggio i cui requisiti per l'esercizio della professione sono tuttora oscuri, e certe dichiarazioni di appartenenza da parte di Paulino Dybala, sarebbe stato commendevole evitarle. Tutto questo detto, e concludo, vi lascio spazio. Allora, in passato ho torto collo, mi sono fatto una ragione degli abbandoni di Platini, di Baggio, Zidane, in ultimo di Pogba, mi ero ripromesso di non affezionarmi più così tanto a un giocatore, e per quanto possa essere amareggiato dovrò farvi una ragione anche di questo addio, una ragione però infastidita dal fatto che 283 presenze, 113 gol, un'ottantina di assist valgano così poco agli occhi di qualcuno da considerare il giocatore di Laguna Larga alla stregua di un Ramsey qualunque. Filippo, il mondo del lavoro lo sappiamo, è fatto spesso di, come dire, di affermazioni e poi di smentite, anche la società, probabilmente Juventus non fa eccezione. E diciamo la continuità del pensiero imprenditoriale, perché è vero che ci togliamo un peso con il suo pagamento mensile, però la verità è che per trovare un giocatore che sia all'altezza del Dybala e che possa essere anche migliore di Dybala ha un costo abbastanza elevato, e quindi tu sai meglio di me che tutti i giocatori che hanno dei costi molto elevati, anche il loro diciamo la loro carta di dollari si alza in un modo incredibile.
non lo so chi potranno prendere, e non so, ma l'unica cosa che so, anzi volevo dire, che io so già che prenderanno un pezzo da 90, un pezzo da 90 che possa essere oggi come oggi, un giocatore che possa andare bene nelle corde dei Vlahovic e dei Chiesa e dei Cuadrado, perché sono praticamente quelli che oramai sono rimasti, anche dei Morata, anche se il Morata lo metto in seconda parte, perché il Morata diciamo che sarà quello che farà il secondo una tantum, e quindi non farà parte subito della titolarità della vera formazione juventina. Diciamo che io sono convinto che il giocatore che prenderà il posto di Dybala sarà un pezzo da 90, quindi come tale la continuazione della Juventus ci sarà. Sai che io ho tutta questa convinzione, scusatemi, prego, e permettetemi di dubitarne, onestamente non ce l'ho, però posso capire che una società come la Juve, che anche recentemente ha dimostrato di tenere così tanto alla Champions e a puntarci con tutte le sue forze, ecco, posso capire la rinuncia a un giocatore che effettivamente, va detto, intorno al quale le aspettative di crescita nel corso della sua anche maturità erano certamente più alte. È vero, in campo europeo queste aspettative sono state tradite, ma è anche altrettanto vero che se vogliamo spogliarci, ma non tanto noi quanto spogliare molti dall'ipocrisia che li ammanta e della quale la società normalmente li nutre, alla fine sappiamo perfettamente che quello che conta per il tifoso medio e la vittoria nella Banana League. E a questo riguardo, quando si dice che Paulino Dybala non è stato determinante, io mi inalbero, perché la verità vera delle cose dice che è stato assolutamente determinante. Però sai, cioè, purtroppo le strategie, l'altro, ci hanno scritto in tantissime sia sulla pagina tua che sulla pagina Juventus, sulla Signora per Due. Qualcuno definisce questa exit strategy natale, dice, errata al netto dei troppi se e ma. Qualcuno invece è anche della serie basta, vada, perché alla fine ha chiesto solo aumenti. Cioè, bisogna comunque considerare anche il fatto che alla fine la società avrà fatto un calcolo costi-benefici, no? Infatti, io sono convinto proprio di quello, che se ne possa dire... Loro guardano quello. Naturalmente nel tutto rimane sempre che se va via un giocatore di classe, della classe di Dybala, deve tornare a casa uno di quelli che c'è in Europa, perché non penso che nel mondo noi andremo a cercarlo questo personaggio, ma diciamo che in Europa uno che possa servire non nel ruolo magari che era di Dybala, ma per esempio trovare un grande centrocampista che potrebbe praticamente addizionare una squadra come la Juventus, che in questo momento ha una mancanza di leader a centrocampo che è inimmaginabile. Beh, si parla, tra l'altro, questo chiaramente dà un'immagine progettuale nuova, uno Zaniolo quindi a centrocampo, davanti vedremo Morata ipoteticamente, no? Ma magari Vlahovic, Chiesa, sperando che rientri, e un Morata davanti. Insomma, queste sono varie ipotesi, così come è davanti un solo... Guarda, trovo... tra l'altro contraddittorio che un giocatore oggi 28enne, quindi considerato dallo stesso leader minimo al meglio delle sue possibili condizioni psicofisiche, venga abbandonato al suo destino. Tra l'altro ricordo che Dybala fu pagato 32 milioni più 8 di bonus al Palermo. Dalla sua dismissione la Juventus ricaverà la spropositata cifra di euro 0,00. In termini di scelta imprenditoriale non mi sembra estremamente sagace, a meno che lo staff sanitario lo abbia dato per perso sotto il profilo fisico come giocatore a certi livelli. D'altro canto mi sembra estremamente chiaro che oggi al centro del progetto
ed è probabilmente questo uno dei motivi per i quali Dybala non ha accettato l'offerta al ribasso che gli è stata proposta. Al centro del progetto non c'è più lui, la società ha messo chiaramente in sua vece Dusan Vlahovic, una società che, non dimentichiamo, probabilmente al centro del progetto veramente l'aveva messo mai, dato che di Riffa o di Raffa sono 3 anni che in qualche modo